immagino che ci saranno molte domande, però partirei subito con una, con due curiosità mie, se è possibile, che riguardano credo più i registi, gli autori, insomma, del film. La prima è il boicottaggio di Boris. La prima è sul pressbook, leggo appunto che nel finale della sinossi a un certo punto c'è questa frase: la grande commedia incombe. Allora volevo chiedere innanzitutto se, e come è evidente questo è anche un film sul cinema italiano, se questa così condanna della commedia è proprio quello che volevate raccontare in qualche modo, questa condanna inevitabile per cui dalla casta si passa al Natale con la casta e il grande successo, il grande predominio della commedia. E la seconda è una curiosità mia personale a cui non resisto, ma Aurelio De Laurentiis ha visto il film o l'ha già visto, lo vedrà, non l'ha ancora visto, non lo vedrà mai? Risponde chi vuole, non sappiamo chi ha il microfono, però questo è il problema che ci turba. Sì, beh, la domanda andrebbe fatta a lui, quindi non vorrei rispondere per... Ma voi non gliel'avete mostrato? No, credo di no, insomma, che io sappia. No, in realtà sì, appunto ci divertiva, nel senso che comunque c'è un fenomeno di televisizzazione anche del cinema, quindi in questo caso la grande commedia era la più spaventosa delle minacce. Naturalmente ci diverte raccontare questo personaggio René Ferretti in quello che Giacomo ha definito un road movie da fermo, insomma una sintesi che ci piace molto, nel senso che è un viaggio da fermo in questo complesso presente, in questo complesso paese dove l'eccellenza è praticamente impossibile. È come se far bene le cose significasse lanciare un segnale equivoco agli altri, e anche il nostro Ferretti non riesce a fare quello che sogna e che spera, e viene in qualche modo inglobato in un vortice che poi raccontiamo con il film, insomma. Si poteva far meglio, però. Si poteva far meglio, quindi? C'è un problema di audio? Allora, gli altri vogliono rispondere su questo tema? È un po' ambiguo in realtà, perché tutto sommato noi facciamo una commedia, se la gente non si diverte abbiamo perso, quindi anche noi siamo vittime della grande commedia che incombe, e anzi speriamo che sia una bella commedia. Detto questo, c'è commedia e commedia, un conto è insomma far ridere fine a se stesso oppure cercare di usare la risata come mezzo per dire delle cose. Noi speriamo di appartenere alla seconda categoria. Sì, sarebbe via via sempre più triste, diciamo. Sì. Quello che secondo me abbiamo cercato di fare è di non perdonare in anticipo i personaggi della commedia italiana negli ultimi anni, in qualche modo li denuda, dice guardate quanto sono italiani, perché poi questo è il tema fisso, cioè quindi cialtroni, furbi, offessi, eccetera, eccetera. Poi con un gran sorriso, una grande pacca sulla spalla dice siamo tutti un po' così. Cioè dentro di noi, in ciascuno di noi, un piccolo italiano. Ecco, non credo che noi denudiamo i nostri personaggi, che sono indubbiamente tipici di questo paese, anche nel loro cialtronismo, ma non mi sembra che li perdoniamo, li capiamo, ma non evitiamo quel sorriso untuoso, un po' stereotipato, quella simpatia stereotipata, che mi sembra faccia la cattiva commedia, che è la commedia che non ha dietro un senso del tragico, mentre a me sembra molto presente. Nella grande commedia, nelle buone commedie che noi amiamo, un profondo senso di... Questo porta un sacco di gente al cinema, mi pare. Questa è la grande contraddizione. Ci sono già domande? Che ne devo...